che è tutto in pompa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Continuiamo sempre a parlare di questo DLC che ci sta dando molte novità in questi giorni per i rumor che ci sono sul web, ragazzi. Oggi di cosa andremo a parlare? Ragazzi, va girando una foto molto misteriosa di come sarà l'interno del bunker. Chiaramente non si vedrà tutto, ma solamente una parte. Chiaramente ho preso da GTA Expert perché lui veramente sta dando delle notizie spettacolari. Questo video sarà breve perché parleremo solo di questo, però è molto importante il vostro feedback, cioè che dovete scrivermi nei commenti la vostra considerazione, dovete dirmi se secondo voi è fake, dovete dirmi se vi sembra reale, dovete dirmi tutto ragazzi, perché la vostra risposta, il vostro consiglio, il vostro commento è importantissimo ragazzi. Io vi chiedo sempre di commentare i video perché leggo tutti i commenti ogni volta e direi di partire subito. Un paio di giorni fa ragazzi, GTA Expert, quel modder abbastanza famoso, ha messo questa foto in un suo video. Potrebbe essere una mod, potrebbe essere un fake, però io mi fido abbastanza di lui e questa foto ve la metterò adesso ragazzi sullo schermo. Stiamo parlando ragazzi dell'interno del bunker. Ora starete vedendo la fotografia e come possiamo vedere sembra un magazzino ragazzi, più che altro. Perché un magazzino? Perché se vedete ci sono dei vetri dentro. Non credo che nel bunker sottoterra stanno dei vetri, a meno che non ci sia una stanza a fianco con dei vetri. Ma perché questa foto ragazzi? Cosa c'è di strano in questa foto? Cosa c'è di particolare in questa foto? Praticamente ragazzi vedremo un sacco di casse di armi, missili, di jet e cose varie, e quindi traffico d'armi ragazzi. Come ha già annunciato la Rockstar, faremo delle missioni tipo CEO, dove andremo a trafficare armi, a prendere armi, a metterle nel nostro bunker ragazzi. Chiaramente se erano altre cose a parte le armi non avrei fatto il video perché non ha senso, ma sono armi ragazzi. È una cosa abbastanza veritiera il fatto che ci siano delle armi. Come possiamo vedere nelle foto ci sono delle casse di armi a parte i missili, e in queste casse dovrebbero esserci fucili, granate, cose varie. Quindi proprio quello che ci interessa in questo DLC Gunrunning ragazzi. Ditemi nei commenti assolutamente se secondo voi è una fotografia fake. A me puzzano un po' quei vetri che stanno là, perché non penso che nel bunker ragazzi ci siano dei vetri, a meno che, vi ho detto, c'è una stanza a fianco a quella delle casse e ci sono i vetri, quello ci può stare, ma non penso che ci sono dei vetri sottoterra, non ha veramente senso ragazzi. Però lui ritiene che questa fotografia possa essere l'interno del bunker ragazzi, quindi mi raccomando scrivetemi davvero nei commenti questa la vostra considerazione, il vostro pensiero. Io ragazzi vi ho già detto che appena trovo novità, qualsiasi novità, vi faccio immediatamente il video perché voglio proprio sentire la vostra. Finché ci sono queste novità, prima dell'uscita del DLC il 13 giugno, io vi porterò tutti questi video qua, visto che questo GTA Expert ogni giorno mette video diversi su cose nuove del DLC. Vi faccio un esempio: ieri ha messo il video delle altre armi personalizzabili, che non ha senso che ve lo porti io perché è un po' noioso a dire la verità. Fa vedere le altre armi che sono nel gioco personalizzate, quindi con i mirini eccetera eccetera. Ditemi se lo volete, ma non è proprio il top, perché comunque è, diciamo, lo stesso video di ieri con foto diverse. Ditemelo se lo volete, perché fa vedere praticamente le altre armi che verranno personalizzate. Stanno ad esempio delle MG da combattimento con la skin rossa, con i mirini, tutti particolari. È abbastanza carino, però ditemi voi se volete il video con le altre armi che ha fatto vedere nel video ragazzi. E quindi per questo video è tutto, ditemi che ne pensate di questa fotografia, potrebbe essere fake, potrebbe essere una mod, potrebbe essere di tutto ragazzi, chiaramente nulla di ufficiale. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi: Alex è fake, Alex no è vera, potrebbe essere vera perché stanno le armi, ci sono le armi, quindi nella foto c'è stato il traffico d'armi, quindi le armi sono nel bunker. E niente ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le altre novità di questo DLC. E noi ci becchiamo al prossimo video ragazzi, ditemi se volete il video sugli altri sulle altre armi, è importante. E noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video, bella ragazzuoli.